Oggi inizia una settimana importantissima al Parlamento europeo. Da coordinatrice della Lega per il gruppo di Identità e Democrazia nella Commissione Sanità, sono in collegamento con la commissaria sulla materia costantemente. Giovedì si voteranno gli stanziamenti dell'Unione europea ai paesi colpiti ed è fondamentale che all'Italia, il paese che sta soffrendo di più in questo momento, sia consentito di poter spendere il più possibile. Ovviamente per cosa? Per affrontare questa emergenza storica. Il Parlamento europeo è aperto, dovete aprire anche quello italiano. Purtroppo, ed è sotto gli occhi di tutti, la solidarietà europea fino ad ora continua a essere un miraggio. Pensate che ad esempio per quanto riguarda le mascherine, secondo quanto riferito dal Ministero degli Esteri, sono arrivate in questi giorni 2 milioni di mascherine dall'Europa, un numero nettamente inferiore a quante ne siano arrivate o arriveranno dalla Cina e inferiori persino a quante ci stia donando il Brasile. Persino l'Egitto sembra più solidale, visto che ci ha mandato 1,5 milioni di mascherine, mentre la Russia entro oggi manterrà 9 aerei di materiale medico. È del tutto evidente che l'Europa esiste solo se, proprio in questo momento, sarà in grado di dimostrare di servire a qualcosa. Ricordo ancora che non ci sono protocolli unici nell'affrontare la pandemia, sia sui tamponi, sia chi farli, sia come conteggiare i decessi. Giusto per fare un esempio, la Germania conteggia circa 25.000 contagi, ma a meno di 100 morti ufficiali. Numeri molto strani che vanno assolutamente chiariti. Su questo punto ho sollecitato con forza il commissario alla sanità perché è totalmente assurdo che ci siano differenze di intervento tra i diversi paesi europei. Insomma, c'è da vigilare anche perché, come sapete, con Conte e Zerbino qui a Bruxelles non vedono l'ora di attivare il MES sull'Italia, facendoci perdere definitivamente la nostra sovranità. Oggi infatti il Consiglio dei Ministri dell'Economia europei discuterà del fondo e dentro la settimana potrebbe esserci l'ok definitivo. Non glielo consentiremo. L'Italia è nel dramma ed è proprio in questo momento che dobbiamo unire le forze per l'emergenza sanitaria e anche per quella economica collegata.